Parole molto molto interessanti quelle rilanciate da Fabio Caressa in ottica Sky Sport, che hanno a che fare con la Juventus. E scopriamo oggi qui su FCM News Sport, che come sempre vi ricordo essere uno dei pochi canali sulla piattaforma a essere totalmente gratuito. Non vi costa letteralmente nulla seguirci qui sul canale, vi basta iscrivervi al canale, che è gratuito, e lasciare like ai contenuti, perché ci aiuta nello sviluppo di servizi sempre nuovi su tutte le tematiche relative al mondo del calcio. Allora, andiamo alla notizia. Perché? Perché lo sapete, sta facendo abbastanza rumore l'acquisto di un giocatore a centrocampo della Juventus come Carlos Alcaraz, che è un giocatore interessante, che è comunque un rinforzo a centrocampo. E vi dicevo da tempo, la Juventus avrebbe preso un calciatore a centrocampo, a disdetta di tutto quello che dicevano gli altri, cioè non arriverà nessuno perché la Juventus si accontenta di quello che ha. Io da mesi vi dico, non è possibile, perché io non può non prendere nessuno. E infatti prende questo ragazzo, punta forte su questo ragazzo, addirittura con un investimento importante, perché si parla di un... se dovesse riscattarlo, Juventus pagherebbe quasi 50 milioni di euro. Secondo me non lo riscatterà, ma vabbè. Però fin da subito dicevo, occhio, perché se Juventus prende qualcuno a gennaio, lo prende in prestito, che non abbia però l'obbligo. Caressa ha parlato di questo aspetto, ma ha parlato in generale dell'acquisto della Juventus, ha detto le cose secondo me molto interessanti, su cui mi piacerebbe tra l'altro aprire un dibattito con voi. Perché? Perché la Juventus ha detto questo acquisto potrebbe servire alla Juventus sia come mezzala di inserimento e offensiva, ma potrebbe anche dare una mano da un punto di difensivo. Soprattutto potrebbe dare anche una mano alle due punte. Potrebbe agire quasi da trequartista. Anche perché la Juventus dovrebbe fare qualcosa più offensivamente parlando, anche perché, dice Caressa, a questo punto siamo ormai sicuri che la Juventus pensa al titolo. Altrimenti, se tu non pensi di vincere lo scudetto, sul mercato non ci vai. Perché? Perché sapendo che la situazione non è economicamente brillante, tu potresti comunque continuare ad andare avanti con questo tipo di squadra, e in Champions League ci andresti sicuramente, perché ormai la distanza rispetto al quinto posto è siderale, e quindi sai che anche con questi giocatori, e quindi con il Nonge che te lo prendi alla next gen, con Nicolussi Cavia che sta crescendo, con Cambiaso che ti può fare la mezzala, con Miretti che comunque, anche se non è eccezionale, ti può giocare lì, il quarto posto lo becchi anche con questi. Aspetti con calma Fagioli, aspetti con calma la novità sul rinnovo di Rabiot, aspetti con calma novità su Pogba, e l'anno prossimo con tutta calma fai un'operazione di mercato. Caressa dice che se tu fai un investimento del genere, cioè un prestito oneroso, tra l'altro considerando che più gioca più lo paghi, quindi questo vuol dire che se dovessimo non vedere mai questo ragazzo, vuol dire che Juventus pagherebbe, cioè se Allegri non lo fa giocare, Juventus spende dei soldi. Questo cosa vuol dire? Che questo ragazzo noi lo vedremo in campo. Lo vedremo in campo spesso. E questo fatto che lo fa l'ultimo giorno di mercato, praticamente in realtà il penultimo giorno di mercato, ci fa capire che cosa? Che la Juventus a questo scudetto ci crede davvero. Ma io è un mese che vi dico, signori, ma se la Juventus vuole veramente puntare allo scudetto, un colpo a centrocampo lo deve fare. Ed è chiaro che tu stai giocando per lo scudetto, non devi girarci attorno. Se tu non pensi alla sfida con l'Inter e non vuoi considerare il discorso scudetto, tu i discorsi prima di Juve-Empoli della serie pretto Milik al posto di Yildiz per preservare Yildiz, non metto Danilo ma metto Alexandro perché lo voglio preservare perché è diffidato il brasiliano, non li fai. Pensi alla partita con l'Empoli, perché tanto se non lotti per lo scudetto l'Inter è una squadra come le altre da affrontare. Ed invece no. Ed invece fai il turnover prima della sfida con l'Inter, poi di fatto non ti va bene perché l'Empoli ti blocca, proprio perché il giocatore che è inserito nel tuo turnover fa quell'errore lì, viene espulso e quindi cambiano i piani. Ma questa Juventus ha ragione da vendere, Caressa. Se interviene sul mercato è perché vuole lo scudetto, e se vuoi lo scudetto devi intervenire sul mercato. È tutto collegato. Ed è una cosa che, ripeto, lo dico da un mese, però perché non puoi farti un campionato intero con McKenny, Locatelli, Rabiot, perché le alternative non sono di livello. Mi potete dire quanto volete che Nicolussi è un buon giocatore, ma è un buon giocatore, non è nulla di più rispetto a un Aslani che l'Inter ha in panchina. Ma poi chi c'è? C'è Miretti, che sappiamo bene essere fino ad oggi una grossissima delusione, e poi c'è... chi c'è? C'è Cambiaso, che può fare la mezzala, ma è pur sempre una mezzala adattata, è un esterno Cambiaso.
Qualcuno addirittura ha detto, ma potresti mettere anche Danilo, arriva Diago Jalò e quindi Danilo lo metti davanti alla difesa come ha fatto in passato. Ma Danilo davanti alla difesa non è mai stato niente di che, cioè diciamoci anche questo, molto spesso si è detta questa roba qui, tanto puoi giocare con Danilo perché Danilo è un giocatore che lì sia con Pirlo che con Allegri qualche volta il mediano l'ha fatto. Sì, ma come l'ha fatto? Male, l'ha fatto male, per cui tanto vale prendere un giocatore nuovo. Giocatore nuovo che, come vi ho detto, può essere utile sia da un punto di vista secondo me da un punto di vista tecnico, nel senso che dà a questa Juventus qualcosa in più offensivamente parlando. C'è qualcuno, in maniera anche molto sbagliata secondo me, l'ha paragonato a Vidal. Secondo me non c'entra veramente nulla con Vidal, perché non è questo grande recuperatore di palloni. A livello forse di temperamento può essere considerato un Vidal, ma solo da quel punto di vista, perché per tutto il resto stiamo parlando di un giocatore che è un giocatore molto più bravo a inserirsi, a creare occasioni da gol, che non da recuperatore di palloni. Lui, tra l'altro, i numeri parlano chiaro, in 47 presenze col Southampton, tra la fine dello scorso anno in Premier e quest'anno in Championship, ha fatto 8 gol, che per un centrocampista sono numeri importanti. Lui è un giocatore molto intrigante. Lui è un concentrato di energia fisica, ma a supporto delle punte, tant'è vero che ha fatto il trequartista, ha fatto anche la punta. Stiamo parlando di uno che ha fatto la punta, ha fatto l'esterno offensivo, e se hai, non hai qualità tecniche importanti, quei ruoli lì non li puoi francamente fare. Addirittura classico box to box. In passato, nella scorsa sessione di mercato, l'Inter, prima di prendere Frattesi, aveva pensato a lui come post Barella, perché vedeva Marotta in lui delle caratteristiche simili a quelle di Barella. Ed è per questo che potrebbe essere in qualche modo, diciamo, paragonato più a Barella, ecco, che a Vidal. Cioè uno che sì, rincorre, però ci mette tanta garra lì davanti. È polivalente ed è versatile. È un tuttocampista, secondo me, box to box, che può fare anche il mediano all'occorrenza. E che stiamo parlando di un giocatore che era sotto gli occhi di tutti, non soltanto l'Inter, l'aveva cercato anche l'Arsenal, l'aveva cercato il Liverpool. Giocatore interessante. Lui ha visto la Juventus come l'occasione della vita. Cioè, la Juventus sta cercando un centrocampista, corro, subito vado. Vi dico però la verità, quello che mi continua a un po' confondere è il prezzo finale, perché se il prestito oneroso da 3 milioni bene o male ci può stare, perché devi convincere una squadra di Premiership a liberarsi di lui, diciamo, a gennaio, beh, diciamo anche che il prezzo finale di riscatto totale quasi 50 milioni di euro, 45 milioni per il riscatto circa, mi sembra di capire che questa è la cifra. A me sembra troppo, francamente, mi sembra veramente troppo per un giovane che ancora non ha dimostrato tantissimo. Se fosse 20 vi direi ok, 50 milioni per questo ragazzo forse ancora è un po' presto.